il libro più complesso della mia carriera, perché ho dovuto fare ammenda su tantissime cose che nel corso degli anni ho insegnato, ed è un cambio, segna un passo epocale per me, passato da un mondo a un altro, e quindi ho sentito l'istanza di, insomma, essere io in prima persona a metterci la faccia a raccontare le cose di cui parlo, perché è un libro, che certamente parla di parole, di pensiero, di cervello, ma è molto autobiografico. Quindi ho ritenuto di farlo da solo proprio perché sono io che racconto un po' me. E questo anche per tutte le persone che mi seguono, che invocavano a gran voce un libro letto da me, ho pensato fosse una cosa bella. E sto convinto che la felicità sia un mito del marketing. Diciamo che ho momenti buoni. Nella sua semplicità come risposta ti dico a tutti, perché di fatto parla del modo in cui il cervello funziona e parla di tante regole che noi fin da piccoli abbiamo sentito ripetere e che ci hanno condizionato in modo inevitabile la vita, probabilmente rendendoci non felici anche se già lo siamo. Nel senso che se abbiamo in testa idee sbagliate, come dico nel libro, come racconto, è difficile poi scoprire dove stiamo letteralmente bene. Quindi lo consiglio a chi ha fatto formazione perché potrebbe, se se la sente, dover rivedere un po' di regole, e non è un libro facilissimo da questo punto di vista. Mi consiglierei di leggerlo ai giovani perché affrontano la vita ed è meglio affrontare la vita con un po' di sano pragmatismo che non con tutte queste favolette che spesso anche tramite social ci vengono raccontate e che poi portano a delusioni inenarrabili. E consiglierei di leggerlo, vabbè, a tutti. Cosa ci si deve aspettare da questo libro? Beh, ansia, crisi, turbamenti, e sono letterale, sembra una battuta, ma non lo è. Non lo è perché nella misura in cui prendi delle idee che noi abbiamo consolidate nel cervello, di cui siamo stati imbevuti fin da piccoli, e scopri, dati alla mano, scientificamente parlando, che non è così come ti hanno raccontato, qualcuno potrebbe avere un attimo di sbandamento, che è quello sbandamento però che serve per aggiustare poi la rotta. Quindi è un libro che ha lo scopo di intrattenere, perché lo stile è sempre quello super easy che insomma, mi caratterizza, ma di dare una serie di informazioni che possano all'inizio scombussolare un po' i piani. Poi l'effetto che produce è quello del ah, meno male, perché è un libro che solleva alla fine. Perché forse sei già felice, non lo sai, se ti togli dalla testa idee balzane che ti hanno messo nella capoccia fin da quando sei piccolo, probabilmente dici allora no, non sono così male come pensavo. Insomma, ecco. L'esperienza è molto interessante, divertente, anche se un po' di strizza, perché insomma il Paolo piccolo che balbetta è sempre lì che mi ricorda che potrebbe essere un casino leggere. Però sì, mi piacerebbe molto, soprattutto questo genere di lavoro dove sono io che parlo. Io ho sempre avuto e ho un dialogo molto diretto con i miei lettori, i miei follower, e quindi penso che sia un modo per parlargli. Quindi mi piace molto. Non leggerei un mio romanzo perché non ho le capacità e penso che ognuno debba fare bene il suo mestiere. Non sono un lettore di romanzi, ma questo dove sono io che racconto, sì, se ce ne fosse un altro di questo genere, e insomma, probabilmente ce ne sarà, allora sì, mi piacerebbe essere io a leggerlo.